L'idea della collana, perché questo volume per noi è importante, perché noi siamo una casa editrice di Bologna che lavora molto con partner esteri, che cerca di essere agguerrita su fonte internazionale, ma siamo editori di Bologna e quindi partire con una serie di volumi dedicati ai teatri lirici italiani con il Teatro Comunale di Bologna per noi è particolarmente significativo. È stata voluta da Giorgio Armaroli, che insieme a Raffaele Martena sono i fondatori della casa editrice, e vuole proprio estendere questo concetto di bellezza. Cioè, noi siamo editori d'arte, certamente abbiamo lavorato in Cappella Sistina, abbiamo lavorato in Cristo Velato, in Cappella San Severo a Napoli, in tanti, abbiamo una grossa, mi piace dire, esperienza sul campo. Il nostro Nettuno abbiamo fotografato subito dopo il restauro, quindi un'operazione analoga, ma arte è anche più che mai, ovviamente, anche nel senso proprio di storia dell'arte, un teatro come il Teatro Comunale di Bologna, sia per lo scrigno che è in termini di storia della musica, ovviamente, ma sia per quello che è essere dentro a un posto che storicamente ha questo tipo di storia, per la serie di primati che questo teatro ha, per la presenza che nel territorio rappresenta, per il fatto che forse non dobbiamo abituarci e dare per scontato questa bellezza nel nostro territorio, ma dobbiamo difenderla, dobbiamo valorizzarla, dobbiamo celebrarla. Questo volume vuole essere, rappresenta questo desiderio, cioè celebrare le nostre bellezze, celebrare per noi bolognesi una bellezza che va difesa, che va di cui dobbiamo anche essere fieri, soprattutto anche in momenti in cui viene rilanciata, viene orgogliosamente riproposta con un futuro che speriamo sempre più importante, e quindi questa campagna fotografica vuole svelarne anche aspetti nuovi. Tra l'altro va anche detto che questa campagna fotografica, che è stata fatta da, per Scripta Maneant e donata, come vi dicevo, al teatro dal fotografo Carlo Vannini, che è collaboratore da lunga data di Scripta Maneant, vive nel volume insieme a una ricerca nell'archivio del Teatro Comunale che abbiamo fatto, credo molto importante. Abbiamo scovato tante cose interessanti, abbiamo scovato manifesti storici che non erano mai stati pubblicati, quindi alla fine, scorrendo queste pagine, troviamo documenti rari, troviamo libretti d'opera dell'Ottocento, troviamo manifesti che hanno anche un grande fascino sul fronte dell'arte tipografica e del modo di comunicare verso i fruitori potenziali delle rappresentazioni degli spettacoli che vennero dati proprio nel corso dello sviluppo degli anni che passavano, insomma. Quindi è veramente, credo, un'immersione nella storia dello spettacolo, della rappresentazione dell'opera e del modo di comunicare che si aveva tra teatro e la gente di Bologna e del territorio. Quindi penso che sia affascinante anche sotto questo punto di vista.